With this implant. Con questo microchip avrai sempre un sensore con te, costruito dentro di te. Inside you. Questo microchip è impiantato qui a livello del cuore e avvicinando il telefono lui può misurare la temperatura corporea. And now e ora per viaggiare leggi anche il mio Green Pass. E ora per viaggiare leggi anche il mio Green Pass. Pass. Questo imprenditore svedese è a capo di una società che entro il 2030 ha come obiettivo quello di impiantare in tutto il mondo microchip sottocutanei in 1 miliardo di persone. Informazioni sanitarie, dati bancari, codici per aprire le porte, tutto racchiuso in uno strumento di pochi millimetri che può essere letto attraverso un'app del telefono. Qui in Svezia i microchip impiantati negli esseri umani sono già una realtà per circa 10.000 persone. Questi uffici di Stoccolma sono il primo posto al mondo ad aver offerto ai propri collaboratori la possibilità di impiantarsi un microchip sottocutaneo. Faccio così e si apre. Questo laboratorio di Stoccolma che abbiamo visitato sta sperimentando un nuovo modello di microchip che può essere impiantato in più parti del corpo. Queste sono le siringhe che vengono utilizzate per impiantare il microchip. Uno lo potremmo mettere qui. Se vogliamo misurare la temperatura, lo innesterei vicino al cuore. A dare una spinta fortissima a questa industria è stata anche e soprattutto la pandemia. Possiamo anche vedere se una persona è stata vaccinata e quando lo ha fatto. Ma c'è chi è convinto che la Svezia possa fare da apripista a una pericolosa zona grigia. Vorresti che il Grande Fratello ti seguisse sempre, come succede in Cina? Lei non ha paura che tutta questa tecnologia possa trasformare gli esseri umani in una sorta di cyborg? Yeah, but that's a good thing. Sì, ma questa è una cosa positiva. Non bisogna limitarsi ad un impianto. Nel corpo c'è tanto spazio. There is room for more than one.